Ciao. Ciao a tutti. Allora, sempre da noi. Sempre, non diciamo più i nomi, tanto ci conosco. No, vai. Vabbè, Roberto Vanni, lui. Che io sono io. E David Livani. Che so io. Io so io. E poi, non si può dire. Allora, aspetta. Facciamo vedere i primi dischi che abbiamo preso nuovi ultimamente, no? Allora, ultimamente, sì. C-Core Electric Band, il primo che stiamo ascoltando adesso in sottofondo. Esatto. Che è il migliore, secondo me, assieme a Beat the Mask. Sì, insomma, vabbè. Poi, l'unico che ci mancava della saga di Miami Vice, il numero 3. Ian Hammer, sempre per rimanere in tema di Miami Vice. Sì, tra dischi ha preso 3 euro, no? David? Sì. Poi Last in Line, ce l'avevamo ma in CD e volevo avercelo. Sì, l'unico che ci manca è di in vinile. Esatto. The Flappard. Che anche questo ce l'abbiamo in CD. Night, sì, ma sì. Volevamo avercelo in CD. In vinile. 9, sì, in vinile, 9 euro, eh. E infine Jupiter. Anche questo ovviamente ce l'abbiamo in CD, ma volevo averlo 8 euro. Quindi voglio dire, si trovano sempre le buone occasioni, i buoni propositi. Allora, e a proposito di buoni propositi e buone occasioni, facciamo una band che ci avete richiesto. Esatto, è stata abbastanza richiesta un po', qualche volta. E siamo. No. Parliamo di Extreme. Allora, Extreme. L'avete già visto. Band di Boston, no? Insieme a Aerosmith e Boston. Quindi. Una band che ha avuto anche un discreto successo per una canzone basta. Sì, ma insomma anche sì. hanno avuto un discreto successo e dopodiché sono spariti, diciamo, per poi tornare, diciamo, erano un po' insieme quando venivano fuori Mr. Big ed Extreme. Hanno avuto più successo i Mr. Big? Sì, Mr. Big. Forse con To Be With You, ma anche gli Extreme con More Than Words. More Than Words? E chi lo sa? More Than Words ha quasi mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, invece To Be With You ne ha 80 milioni. Ah, ma bisogna vedere in che sito vai a vederlo. YouTube? Cioè. Sì, ma chi l'ha pubblicato, gli Extreme, qualche fan, magari c'è qualche... Comunque. E quanto tempo fa la pubblicità? Esatto, comunque, bando alle ciance. Partiamo subito. Quindi, sì, scusami, era un gruppo contemporaneo. A livello stilistico, due grandi chitarristi, a livello stilistico un po' diversi, no? Più sì. Influenzati dal funk, gli extreme più dal hard blues, a parte il primo disco che è un po' più sull'anda di... non di Hit 'Em and Smile, però più sul rock, hard rock. Tecnico, insomma. Sì, vabbè, partiamo. 89, giusto? 89. Sì. Extreme. Fatto uno dei pochi band che ci sta l'autografo. Ok, Extreme. Io do un 9 a questo. A me piace abbastanza. Io do un 8.5. Beh, cioè, Mother... I Don't Wanna Go to School, che è Unchained, quindi mi piace anche Mother, solo. Non Mother. Però il ritornello Mother, I Don't Wanna Go to School. Quando ci sono i bambini che cantano, a me già sì. Disturba. Però Little Girls non è male. Mind Me Up, Kid Ego e Watching and Waiting. Però Teacher's Pet. Sì, Play With Me. Vabbè, Play With Me è stupendo. Porca vacca. Anche Flesh and Blood, Smoke Signals. Flesh and Blood che non è... Non è loro. Non è Flesh and Blood. No, quello è quella dei Poison, ovviamente, sì. Flesh and Blood... No, non è quella lì. Comunque io do un 9, a me piace. 8.5, insomma, a me... Sì, piace, però ad esempio il debutto di Mr. Big mi piace molto di più. A me piacciono di più Mr. Big in generale, però... Sì. 1990. Pornografitti. Qua con la firma di... Cherone e Nuno. O Gerone. E qua invece è 10. 10 solito. Vabbè, Decadence Dance, Little Jack Horny, When I'm President, che è Get the Funk Out, comunque sì, non è il migliore, ma un bel dai, pezzo. Dai, è proprio il pezzo. Poi Pornography, Money, It's a Monster, I Memominator, Susie. All Hearted, che All Hearted era un pezzo uscito solo sul CD. Esatto, ma all'epoca mi disse della ciò. Allora andai a vedere gli Extreme in questo tour. E andai a vedere gli Extreme, attenzione, senza avere nessun disco. E il nostro amico, giornalista di fama nazionale Gianni Della Cioppa, mi disse: devi venire assolutamente a vedere questa band Extreme. Io l'avevo visto, ma non c'erano ancora i video. E insomma andai a vedere gli Extreme a Rolling Stone e... Oh! Scontato dirsi che quando tornai a casa il giorno dopo andai a comprarmi
Pornografiti e poco dopo il primo degli Extreme. E sono state, cioè, detto, mamma mia che band. E quindi dal vivo spaziali. E insomma, il disco merita 10. Per i pezzi che abbiamo elencato, come ricordiamo, oltre a Gary Cherone e Nuno Bettencourt, Pat Badger e Paul Gehry. Però ci sono dei pezzi tipo, a me When I First Kissed You non piace. No, però c'è Song for Love non piace. Però, e neanche More Than Words. Però, cioè, When I First Kissed You, cioè, a livello musicale, l'uno, col pianoforte, ci fa delle robe fighe, cioè, che fanno capire che non sono solo dei metalloni o shredders, cioè, a livello di stile, certe canzoni. Però intendo, cioè, a me piacciono. Questi tre pezzi che potevo anche... A me sai quella che forse è Song for Love, quella che... A me non piace neanche More Than Words. Perché vabbè, perché ero stufato, beh. Ma però un gran pezzo. Fallo te un pezzo del genere. Lo so, però in confronti in Abominator. Vabbè, insomma. Vabbè. Three Sides to Every Story. Three Sides 1993. Allora, vidi gli Extreme anche, bisogna ripararlo qua. Anche in questo tour. E insomma, erano già con la sezione fiati, una roba forte. Allora, un disco che a cui io do 9. Io do 7.5. No, vabbè. Comunque, mi piace solo la parte quella... È diviso, magari molti di voi non lo sanno, molti di voi ce ne lo sanno, è diviso in tre parti, no? Una parte, la prima parte più sullo stile di Porno Graffiti, una parte un po' più acustica e l'ultima parte più orchestrale. Prima parte è bella, le altre non mi piacciono. Però c'è... Warhead, Rest in Peace, Cupid's Dead, questi pezzi qua sono fighi. Color Me Blind che la suonarono, attenzione, quando vidi Extreme la prima volta mi ricordai questo pezzo che cantarono nel tour di Porno Graffiti a Rolling Stone, fecero questo pezzo nuovo che ancora non è Peacemaker Die, è bella Peacemaker. Quelli che sono gli unici pezzi che mi piacciono del disco. Political con Mentley, no? Sì. L'avevi già detta. Ah sì? Questi sono, no, poi il resto non mi piace. Tragic Comic, Our Father, ti consiglio di ascoltarlo in cuffia, con tutti i delay, cioè è bellissimo. Our Father, poi c'è un altro, aspetta, che Stop the World? God no. Isn't Dead? No, quindi questa parte qui. Seven Sundays, sempre la stessa parte. Seven Sundays, anche Seven Sundays è un gran pezzo. Allora, c'è, gli Extreme, tra l'altro, erano reduci di aver appena suonato al Freddie Mercury Tribute. E quindi prendono l'arrangiatore che lavorava con i Queen, anche Mike Moran, e fanno la parte orchestrale. Secondo me è bella, cioè non ci sono storie. Hanno comunque, non hanno fatto una More Than Words 2, innanzitutto, e già lì è una cosa da apprezzare. E però, insomma, hanno voluto espandere, no, su quello era il loro range. Cioè, è sbagliato, però, insomma, perché io voglio sentire gli Extreme, che voglio sentire la parte orchestrale. Cioè. Vabbè, ma cioè... Infatti, io do non 7.5, do 7, perché su 14 pezzi me ne piace neanche la metà. 9. Cioè. Ero negli Stati Uniti quando uscì questo disco. Giusto, 95. Ma sei sicuro è 93, no? Sì, 93. O 92? 92. Un video del 93. E però 94 o 95? 95. Ma i dischi, diciamo, ogni 2-3 anni. Waiting for the Punchline. Waiting. Allora, uno delle più grosse delusioni dell'epoca. A molti sto disco invece piace un casino. Io quando ho iniziato a sentire l'Anda Grunge, ho detto, ma perché? Quindi, cioè, tornando al tuo discorso, Three Sides to Every Story sono ancora gli Extreme. Qua invece... Sì, ho capito. Cambia suono di chitarra. Sono gli Extreme, cioè, sono a un certo punto. Sono più grezzi. Prendono Mike Mangini la batteria, che non suona però su tutto il disco, suonano solo alcuni pezzi. Altri pezzi li suona Paul Gehry. Alcuni pezzi sono fighi, cioè Cynical, poi Hip Today, che era il singolo, Midnight Express, il solo di uno alla chitarra acustica, vale il disco. Cioè, perché fa una roba allucinante. Non so, sì, la roba che fa l'acustica. God Isn't Dead, no? No, God Isn't Dead è dell'altro disco. Il primo come si chiama? No, There Is No God. Sì. Anche There Is No God. E poi gli altri pezzi. Tra l'altro, la versione americana non ha Fair Weather Fate, che è un bel pezzo, che ce lo sono nella versione europea. No. Dopo le pari in America, e quindi Voglio do un 5. Dammi altri cose. Sì, pezzi... dopo...
Tell Me Something I Don't Know. No, mamma, ipnotica. Cioè. Naked. Ma, oh, mamma Naked. Mamma che brutto pezzo. Cioè, oh, yeah. poi parlo per il mio... cose. Naked fa vedere, non so, Leave Me Alone, No Respect. No, mamma. Cioè, possiamo anche fermarci qua perché io so già. Do un. No, 5, ma 5 meno. Do un 4, io do un 4, appunto. Perché non mi piace nessun pezzo, almeno a te qualcosa piace, ma non piace niente. L'ho ascoltato una volta, cioè, sono sincero, non ho mica ascoltato 2-3 volte. L'ho ascoltato una volta e mi ho detto, ma che cosa stanno. Ho detto, ma che cosa stanno facendo? E pensa che per io quando andai a comprarlo pensando che tornassero una roba da porno graffiti, già la copertina, ho detto, boh, vabbè. E poi la metto su. Ma che cazzo è sta roba qua? No, ma infatti quello che stavo dicendo io, cioè l'ho ascoltato una volta e non ho E per carità, se a voi piace, va benissimo. A me invece proprio fa. Da fastidio. Quando mi tocchi. Poi 2010 mi pare. Allora, 2008. Sì, gli Extreme si sciolgono. Faranno dei dischi. Solista. Dopo vediamo. Facciamo una breve carrellata. E Swathes of Rock esce sotto Frontiers, no? Sì, Frontiers, 2008. E io invece questo qua do un 7,5-8. Siamo sempre sull'anda più waiting for the punchline, diciamo. Però i pezzi invece in questo caso sono. No, finali. Io do sempre un 6,5. Leggimi i pezzi perché sei riuscito. No, devi farcela, David. È una questione di. Star. Stars è figo. Comfortably Dumb. Comfortably Dumb è figa. Year to Love. Sì, dai. Fake of Alive. Sì. Run. Lost Tower. È troppo tardi. Ghost, sul piano era bella. Ghost, sì, Forever Man, King of the Ladies. E l'ultimo, King of the Ladies, simpatica. L'ultimo pezzo, America Cocaine. Sì, che è un demo dell'85. Sì. Cioè, invece gli do un 8, mi piacque. Do un 6,5 perché ho preferito questi side of every story che ho dato 7. E poi in uno va a suonare con Rihanna. E... Cioè, non può rovinarsi così un chitarrista del genere. Però prende più soldi con lei. Lo so. No. Che dire, gli Extreme, guarda, vediamo meglio la copertina. Vabbè, abbiamo i live forse. Gli Extreme, insomma, non fanno più dischi, sembra che stiano lavorando a... Sì, da quanto è che stanno lavorando? Ci peggio, so, di peggio di Kid Nine. Però le ultime due uscite sono due live. Questo primo live, di cui abbiamo anche il DVD, live simpatico, ok? E questo qua, che è il live tour di porno, dell'anno anniversario di Porno Graffiti, che c'è sia il disco del CD, insomma, il CD, che il DVD o il Blu-ray? No, DVD anche Blu-ray, penso, sai? Sì, esatto, se devi vedere che Blu-ray. Oh, bonus di 5 punti. Punti! Non c'è più Blu-ray, devi vedere categoria special. Categoria special. Però insomma, qual è il live che preferisco di più? Questo sì. Questo è un bel live. Sicuramente, tra l'altro nel DVD ci sono anche interviste a Brian May, bla bla bla, a varia gente, insomma. Allora, parlavamo che durante questo break, stream, allora, se Waiting for the Punchline era una delusione, confronta questo disco e... No, fanno schifo tutto il disco. No, ma cioè, confronta questo, cioè, spicca Waiting for the Punchline. Cioè, non ci sono storie. Schizofonic. È uno che si è rimbecillito negli anni 90. Totalmente rincoglionito. C'è uno shredder come lui che dice che Kurt Cobain gli ha cambiato la vita, capiamo già. C'è di una tristezza il disco, di una... Sono tutto lui, di una tristezza, di un'amarezza, cioè che... Ma non è per il discorso neanche del grunge, e perché non fa soli... No, cioè, l'uno mette il corto, deve farli soli, cioè lui... Cioè... Sì, fa, cioè... Sì, ma fa delle robe, cioè, perché... Cioè, sì. Fa degli svergate, sì, ma no. Cazzarola i pezzi, mi fanno veramente... Cioè... L'ho comprato... a 5 euro perché ho detto vabbè lo compro, vediamo se negli anni, all'epoca me lo facevo ascoltare, ho detto, oh mio Dio, non lo comprerò mai, l'ho trovato a 5 euro e l'ho comprato, ma quando una volta l'ho ascoltato, got a match. Mai Luci Corea. Io il disco do 3. Ma non do neanche il voto, 3, io 4. Do 0. 3, vi piace? Benissimo.
Poi uno fa i Morning Widows, Population One, sempre su quell'anda lì, ma meglio, il primo dei Morning Widows, All Automatic, quei pezzi lì, è già più figo. Non ce li ho, uscirono solo in Giappone, non so se dopo ce li ho forse su iTunes, me li avrò fatti passare da un mio allievo. Quindi in uno fa la sua carriera solista, e Gary Cherone viene chiamato, cioè per un disastro, cioè, nei Van Halen, e fanno il peggior disco di Van Halen, secondo me. Sì, un disco, altro disco da tre. No, tre no, sei se lo piglia. No, ma sei a questo disco. Sei, ma stacca, cioè, allora. No, quattro, non tre. No, scusa, Without You è figa. Mi piace il coro. When I Want è figa, From Afar è figa. A me piace il coro. Dirty Water Dog. Quelli mi piace, esatto. Twisted Knife di. Lo so, punto, mi piace un pezzo. Ma il resto. No, è Filing the Hole, quella di Arma Letale 4. Ah, sì, quella, quella lì, due. Sì, ma ho capito, ma non mica perché sono i Van Halen devono avere la sufficienza. No, non dico da 6. Da 6, perché per me i Van Halen, cioè, sai quanto io ami Van Halen, ma. Non sono mai andato sotto il 7,5. No, guarda che nel video nostro, il video che abbiamo recensito di Van è dato anche 5, te penso questo. Sì? Io gli do anche 4, cioè non so quanto abbia dato, ma 4 o 5. Non mi ricordo, vabbè, comunque cioè, non sono andato sicuramente sopra il 6. Sotto il 6, voglio dire. Boh, vabbè. E esce da Van Halen, Gary Cherone, e fa questo disco, questa band chiamata Tribe of Judah. Tra l'altro ci partecipa Pat Badger, Mike Mangini e altri vari ospiti. Delle robe extra extreme. È la migliore. Forse la migliore. Anche sì, ma non mi. Cioè, tra l'altro, cioè, anche lì con la pistola che si punta. Ma proprio degli anni di merda erano gli anni 90. Questo cioè. Del 2002. Sì, però era. Sì, sempre. Andavi. Tra l'altro, Left for the Dead, il testo l'ha ripreso da un pezzo che era di Van Halen, però la musica non è di Van Halen. E comunque vabbè, un po' ha qualche venatura industrial che andava un po' all'epoca. No, non do. Solo per aver scritto, c'è un disco che forse ha venduto per chi generic, no? Che fa ex extreme, ex banale, sì, banale è un disco. E quindi aspettiamo con ansia il nuovo disco degli Extreme. Vediamo come sarà, perché. E sperando in ma non è che dicevano che era sull'under i primi due dischi, non lo so, comunque gli Extreme Vidi, nel tour di Porno Graffiti, nel tour di Treat Side to Every Story, altre due o tre volte, mi sa l'ultima volta di spalla agli Aerosmith, e dove facevano tutto Porno Graffiti, ovviamente non in Italia, perché fecero suonare gli Alter Bridge prima degli Aerosmith, cosa che non c'entra proprio un'emerita. Però gli Alter Bridge dopo i cosi, sì. Cioè, gli Extreme, Alter Bridge, Aerosmith, c'era gente che era lì per vedere gli Extreme e gli Aerosmith, a parte che ma che cazzo c'entrano questi? Tipo con i pomodori sul bike. No, me li sono beccati due volte gli altri. Anche con gli Iron Maiden ci siamo. Sì, ma siamo usciti da quando c'erano gli Alter Bridge. No, i Tramonti avevano. Erano i Tramonti, sì. Ah, erano forse i Tramonti anche lì. Boh, che cavolo, non mi ricordo. Ho talmente. Anche quella roba lì non mi piace. E comunque. Dai, è puntata un po' più corta. Sì, va bene proprio. Va bene così, insomma, cioè. Comunque. Come io avevo parlato di Extreme, tutto quello che doveva esserci, cioè. Fai più corna possibile. Stay metal. Anche col piede, Dio, facciamo. È un po'. Allora facciamo la tempesta di corna. Stay metal.